in Senegal c'è un medico ogni 150.000 abitanti. Ci sono degli infermieri professionali ogni 20.000 abitanti. Nel villaggio, a distanza di 12 km, c'è un centro di salute, quindi un ospedale con 3 medici. Invece, per la salute di base, c'è un posto de santé a 7 km di distanza. Questi posti de santé possono servire un massimo di 5.000 persone. Nel territorio dove siamo noi, il posto de santé più vicino al villaggio serve 15.000 persone. Nella nostra esperienza in Senegal, l'edificio è un edificio che non è finalizzato a se stesso, ad essere un edificio, o a autocelebrare l'opera dell'architetto, ma è un edificio che è a servizio di un progetto sociale più ampio, di costituzione della cooperativa, di informazione, di costruire comunità. E quando siamo arrivati in questo villaggio, nessuna famiglia mandava i bambini a scuola. La scuola si trovava a 3 chilometri di distanza. I bambini svenivano lungo il percorso e quindi abbiamo aiutato facendo mettere a disposizione un calesse trainato da un asino. L'architettura è un'arte eminentemente sociale, per cui quello che io condividerò con gli studenti è avere un approccio partecipativo volto all'ascolto, essere interpreti attraverso il progetto di una visione, di un'utopia, in qualche modo di provare a immaginare un mondo migliore di quello che viviamo.